Febbraio, Parigi, per gli appassionati d'auto d'epoca, significa Retromobile. Ma Parigi significa anche Aventure Peugeot, l'associazione che raggruppa tutti gli appassionati della marca del Leone. Peugeot crede molto nella propria storia. Pensate, oltre 200 anni continuativi, di cui 100 con l'automobile. Una storia infinita. Infatti allo stand è presente la HX1, un prototipo del 2011 ibrido, ma la cui estetica coniuga tutti quei dettagli stilistici che rappresentano l'evoluzione dello stile Peugeot nel corso degli anni. Le Darmat Peugeot sono le vetture più preziose per un collezionista della marca e la Darmat è nota soprattutto per il suo passato sportivo e le sue vittorie a Le Mans. Ma pochi sanno che questa vettura partecipò e ottenne grandi riconoscimenti anche durante concorsi d'eleganza degli anni 30. È proprio il tema della donna e l'automobile che fa da sfondo alla presenza dell'Aventure Peugeot a Retromobile 2016. Viene rappresentato da questa magnifica vettura, ma anche da altre vetture di epoche diverse, come la 301 Roadster, una vettura 1.4 di cilindrata, 4 cilindri, Roadster col parabrezza abbattibile, estremamente elegante, oppure la 504 Cabriolet, di un colore elegantissimo tipico degli anni 70, ma anche la magnifica 404 Coupé, la prima Peugeot costruita in Italia da Pininfarina. Lo sport per Peugeot fa parte del proprio DNA. Pensate, una lunga teoria di successi dal 1894 alla prima competizione Paris-Brest. A Retromobile 2016 Peugeot presenta la 204 Coupé, una versione particolarmente elegante col portellone che proprio quest'anno festeggia i 50 anni di modello. L'esemplare esposto è una versione sportiva col motore potenziato. A proposito di anniversari, quest'anno cade il 30° dal lancio della 205 Cabriolet. Cette année, Peugeot et l'aventure Peugeot vous présentent une 205 Cabriolet Roland Garros qui fête les 30 ans du petit cabriolet de la célèbre 205 dans sa version Roland Garros pour fêter le partenariat avec la célèbre marque du tournoi de tennis parisien et est arrivé sur le salon de Retromobile. Emozionanti le vetture presenti allo stand di Peugeot a Retromobile, però queste vetture devono circolare e la casa ha organizzato un servizio Peugeot Classic, la rifabbricazione di ricambi introvabili o il recupero di ricambi originali da vecchi concessionari. Come fare a richiederli? Basta rivolgersi al museo direttamente di Sochaux oppure, ancor meglio, attraverso l'iscrizione al club storico Peugeot Italia.